Ciao ragazzi, ciao ragazze. Questo video sarà un po' particolare. Un video che mi è venuto in mente così, perché praticamente ho scoperto che c'è questa pizzeria a Trieste, ragazzi, che fa la pizza con l'oro, cioè con oro 24 carati e con l'argento. E noi oggi proveremo questa pizza. Sono molto emozionata, ho fatto i salti mortali per riuscire ad averla oggi, eccetera eccetera. Quindi stiamo andando a prenderla, l'ho già ordinata. Non so che cosa aspettarmi, almeno da quanto ne so è l'unica pizzeria, così mi hanno detto loro, che è l'unica pizzeria in Italia a fare la pizza così. Quindi oggi proveremo e assaggeremo questa cosa stranissima, che io non so nemmeno come possa essere commestibile, ma so che qualche foglietto d'oro così lo mettono anche nei dolci, quindi l'ho già assaggiato sui cioccolatini eccetera, però non oso immaginare come possa essere una pizza intera con oro e argento. Cioè ragazzi, figuratevi che roba assurda. Non so nemmeno, non credo nemmeno che nessuno l'abbia fatta vedere, almeno su YouTube Italia. Correggetemi se sbaglio, perché non so, spesso mi dite no, l'ha fatto quella persona, ma io non è che so tutto, però fatemi sapere se sbaglio. Comunque secondo me sarà un'esperienza unica. Vediamo se riesco anche a filmare un po' in pizzeria, spero di sì. E vediamo un po' come va questa cosa. Un'altra cosa, questa pizzeria ha tipo un tavolino così, ma è più una pizzeria da asporto e servizio a domicilio. Quindi prenderemo la pizza e andremo poi a casa ad assaggiarla assieme a voi. Ok, ci siamo quasi. La pizza con oro 24 carati e argento E qui l'abbiamo presa. In realtà mi aspettavo che fosse completamente ricoperta d'oro e d'argento, invece ci sono solo questi flakes, questi fiocchi, che però comunque la ricoprono su tutta la sua superficie, tranne che sulla crosta, mi hanno spiegato, perché non rimangono poi appiccicati sulla crosta, quindi lì non li mettono mai. Mi hanno dato anche le due scatoline, questa è dell'oro. Oro fino per uso alimentare, commestibile, e anche quella dell'argento, eccola qua, argento fino per uso alimentare, perché mi hanno detto che per la mia pizza praticamente hanno finito tutto quanto l'oro e l'argento che avevano. A parte questo, ho chiesto anche al pizzaiolo, al titolare eccetera, come fosse possibile che l'argento e l'oro fosse commestibile, e prima ho chiesto loro se volevano che li filmi mentre lo spiegano, ma erano troppo emozionati, non ce l'hanno fatta, e quindi lo spiego io. Sostanzialmente mi hanno detto che è talmente fino, talmente fine, talmente sottile eccetera, che va bene anche per essere usato sul cibo. Questo mi hanno detto, però non mi hanno detto se è buono, cioè com'è, se si sente il sapore, non so nulla. Mi hanno solo confermato che sono gli unici in Italia che mettono l'oro e l'argento sulla pizza, e la pizzeria non è sponsorizzata, not sponsored, ma la pizzeria Trieste è la pizzeria Mangiafuoco, quindi ci tenevo a ringraziarli e salutarli, perché sono molto sono stati molto disponibili. E ragazzi, rullo di tamburi, questa è la nostra pizza. Ta-ta-da, 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 ta-da. Ragazzi, guardate che meraviglia. Io, cioè, a parte che abbiamo un pezzettino di argento che è volato via. Ok, questi che vedete ragazzi sono fiocchi di oro a 24 carati. Ragazzi, il resto è argento, quindi faccio vedere meglio, è tutta sbrilluccicosa, e ragazzi è una meraviglia, sembra finta, non vi dico altro, è pazzesca, è veramente pazzesca. Guardate quanto brilla e com'è lucente l'oro e l'argento, pazzesco. Altra cosa, vi starete chiedendo naturalmente, ma quant'è che costa una pizza del genere? Ragazzi, la pizza l'abbiamo pagata, in realtà poi abbiamo preso un'altra pizza normale, una diavola, due profiterole eccetera, che mi hanno omaggiato, ed ho pagato soltanto la pizza con oro ed argento, che è costata 100 euro. Ragazzi, 100 euro una pizza, mai avrei pensato nella mia vita. Vi faccio vedere anche lo scontrino. Eccoci qua, pizza, la prima, 100 euro.
totale 100 euro. Questo è un preconto perché mi hanno fatto la fattura, che è ovviamente elettronica, quindi wow. Allora, Eric ci ha preparato anche questi piatti molto fighi, perché io l'avrei mangiata dal cartone molto tranquillamente, ma visto che ci siamo la metteremo sul nostro piatto figo e faremo questo assaggio. Ragazzi, ancora io non ci posso credere che sto per mangiare una pizza da 100 euro con oro 24 carati d'argento. Lo so, lo sto ripetendo costantemente, ma per me è talmente strano sta cosa. E comunque penso che sia un esperimento interessante per chi la vuole provare. Alla fine faremo da cavi a noi, perché magari fa schifo, cioè magari fa schifo e vi risparmiamo pure 100 euro se mai volete comprarla, perché c'è. Oh mio Dio, la nostra pizza è pronta. Voglio far notare come abbiamo ben pensato di prendere anche lo champagne, perché scusatemi, no, io ho pensato, cioè non è che posso prendere la pizza con oro e argento e bere la Coca Zero, quindi mi sembrava minimo. E ho preso questo champagne che non so se sia decente o no, però visto che una volta mi è arrivato da Dior e mi era piaciuto, l'ho ripreso. Quindi direi che non ci resta altro che passare all'assaggio, visto che tutti vi starete chiedendo se è una cosa decente o no. Ah! Dio santissimo! Vai, spargi ovunque! No. Notare la maestria. Aspetta, abbiamo preso anche i bicchieri appositi, ragazzi, non sto mica scherzando. Serve tanto, perché poi se la pizza fa schifo almeno butto giù butto giù lo champagne e più o meno sarà decente, perché veramente non so che cosa aspettarmi. Cioè, per mangiare la pizza con lo champagne non lo so. No, infatti ci stavamo già aspettando i commenti. Tu vergognati! E poi lo champagne con la pizza non si mangia, che schifo! Lo so, ragazzi, lo so. E oggi va così, oggi va così. Ok, ragazzi, sono super super emozionata. Quasi, per quanto l'ho pagata, dovrei tenerla là e non mangiarmela, probabilmente. Effettivamente, non vi do torto se state pensando ciò. Non so nemmeno come si taglia una pizza con oro e argento. Io non lo so come si taglia. Sta, oddio. Ho 10 euro, 10 euro sulla marchetta, mio Dio. Vabbè, questo strano esperimento andava fatto. Allora, cosa, prendo un pezzettino così, dai. Visto che la pizza, mi dicono sempre i miei amici napoletani, che si mangia con le mani, dobbiamo mangiarla con le mani. Allora, non ha nessun sapore, cioè ha un sapore di una margherita normale, io non hanno sapore. Sa di pizza margherita, non hanno... Cioè, aspetta, voglio provare a mangiare solo un pezzetto d'oro e vedere se riesco a sentirne il sapore, ok? Lo vedete, si è tutto raggomitolato, ma era bello grande. Così il sapore c'è. È strano. Ha una consistenza strana che non sei abituato a mangiare, però il sapore è particolare, non saprei descriverlo perché non assomiglia a niente, però è un po' marognolo, boh, non lo so, in realtà secondo me è più buona una pizza normale senza niente sopra, c'è una margherita normale, però assaggiandola, se non sapessi che c'è l'oro e l'argento sopra, direi che è una pizza margherita normale, se dovessi assaggiare, cioè sentirne solo il sapore. È buona, però vi giuro, il sapore io non, cioè quasi non lo sento. Credo che ti si prende la pizza con l'oro e l'argento solo per dire che c'è l'oro e l'argento, proprio onestamente, perché secondo me non cambia tanto, eh. Un pezzettino bello grande l'abbiamo mangiato. Abbiamo la reaction in diretta anche di Eric, che si presta e ci fa vedere la reaction. Vediamo sta pizza. Ti giuro che non sentirai assolutamente nessun sapore. Dici? Sicuro. Sarà meglio la mia diavola. Probabile. Preferisco il salamino piccante all'oro e all'argento. Però almeno possiamo dire che una volta nella vita l'abbiamo assaggiata.
Poi prova a mangiare anche solo un pezzetto di oro o di argento e dimmi se lo senti il sapore mangiando solo così. Allora. Vai. Vai. Prima mangio il pezzetto d'oro. Vai, amore. Sì, è un po' marognolo. Vero che è marognolo? Un po' marognolo. Però non è che abbia tutto sto sapore, tutta sta roba, boh. Sa di pizza margherita. E non c'è niente. Sì, sì, è vero. È vero. Però fa figo, no? Sì, fa figo, però non ha nessun tipo di sapore. Nel frattempo, visto che volevamo fare i fighi, sorseggiamo anche lo champagne. Visto che una volta nella vita mangerò la pizza con oro e argento, ragazzi, mai più nella mia vita, credo, quindi... Abbiamo fatto il cin. Sto degustando la pizza. Stai degustando? No. Scusa. Responso sempre quello? Sì, sto mangiando la crosta. Che non ha niente. Devo dire è figa. È figa e fa molto molto figo dire sì, che sì. Hai ordinato la pizza eccetera con l'oro, è figo. Però... Sì, è la prima volta che la mangio. Ma va, io invece nella 76esima, guarda, sono abituata ogni venerdì sera. Non ha cambiato sapore sostanzialmente, è una margherita. No, non sapevo neanche, non è che non sapevo cosa. Prova, assaggia solo l'argento, l'argento. Sì. Aspetta, anch'io voglio assaggiare solo l'argento perché ho assaggiato l'oro. Un bel pezzo. Toh. Ma che roba, ragazzi, ma che roba. Ah, ma così subito? Quindi? Che sapore ha? Non sento nessun sapore. Ok, guardate che prova. Pezzo gigantesco, ragazzi. Ok. Ah, mi tremo la lingua, che è? Vuoi dare un voto? Io mangio la diavola adesso. Esatto. Facciamo vedere che abbiamo anche pizze normali, ragazzi. Ta-da! 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 Eh beh, anche questo è il suo perché, ragazzi. Stesso zoom abbiamo fatto sull'oro, facciamolo anche sul salamino piccante. Ma perché no? Perché no? Piccolo disclaimer sempre per tutti i nostri amici, i miei amici napoletani. Lo so che queste non sono pizze napoletane, noi purtroppo siamo, noi siamo triestini, non possiamo ogni volta andare a Napoli a mangiarci la pizza, quella vera napoletana, che io so che la pizza vera è di Napoli, io so perché ci sono stata, io l'ho mangiata la pizza napoletana, ragazzi, io so che una volta che assaggi la pizza vera napoletana, tutte le altre non ti sembrano pizze, infatti sono d'accordo con voi, però purtroppo non potevamo andare fino a Napoli per cena, però magari prossima volta potremo pure farla questa pazzia. Ah, mi ritorni a me la pizza? Mi è tornata inspiegabilmente qua, grazie! Ti ringrazio. E beh, penso che dovrò a questo punto mangiarmela io, ragazzi. Non che mi lamenti. Effettivamente è vero, magari a qualcuno può piacere. E provatela a questo punto, provatela. La trovate. Da quanto ne so, appunto, soltanto in questa pizzeria in tutta Italia. Inspiegabilmente, però potete sempre farla a casa. Basta comprare i fiocchi di oro e di argento e poi metterli sulla pizza, insomma potete provare, perché no? Com'è, meglio la diavola o è meglio... Qui abbiamo un'altra fetta, ragazzi, della nostra pizza. È comunque molto buona, sì, vi devo dire la verità, è comunque molto buona, solo che appunto l'oro e l'argento, soprattutto in queste quantità, ce n'è veramente tantissimo, sono un pochino marognoli. Ti va a mangiare comunque, come potete ben vedere, eh? Che disegno proprio. Ragazzi, siamo a metà pizza, quindi 50 euro sono andati, altri 50 euro, ragazzi, a ogni morso praticamente mi sento in colpa. Però vi devo dire la verità. Secondo me ha il suo perché questo fatto, e poi io voglio incentivare il fatto che per la prima volta a Trieste abbiamo qualcosa solo noi, quindi non lo so, mi rende fiera questa cosa perché è un'idea secondo me molto interessante, molto innovativa, quindi sono molto contenta che a Trieste ci sia questa pizza e che ci sia solo a Trieste in tutta Italia, che di solito non siamo sempre, cioè non siamo spesso noi pionieri per
qualcosa. Quindi mi fa molto molto piacere. Vi devo dire che mangiandola confermo il sapore è sempre quello di una margherita normale. Sicuramente c'è un retrogusto particolare che magari può piacere tantissimo, Per quanto mi riguarda, essendo appunto oro argento così, me l'aspettavo effettivamente un po' amarognolo il sapore, ed effettivamente un po' è amarognolo. Però può essere pure che a qualcuno piaccia da pazzi. Bisogna essere onesti, e quindi devo dirvi la verità. Ultimo morso, ragazzi. C'è ancora un po' di argento visibile. Ultimo morso, la pizza è andata. Oh. E questo non ha nulla a che fare con oro, argento, robe fancy, robe fighe, ma ragazzi, si può mangiare la pizza senza il profiterol? No. Assolutamente no. E quindi abbiamo preso il profiterol e al cioccolato con la panna. Buono? Molto. Ok, pizza andata, profiterol andato, champagne in corso, e volevo praticamente, per concludere questo video, volevo fare, non lo so, un recap, cioè dare un voto a questa pizza. Vuoi iniziare tu? No, no, certo. E cosa sono io? Una specialista. Ah sì? Bene, te lo dici tu. Allora, beh, come idea io direi 10. Come realizzazione 10, come cortesia e gentilezza 10, come sapore mi aspettavo che avesse un sapore un po' più forte, quindi come sapore io direi un 6, figaggine anche di 10, diciamo che in totale io darei un 7-8, un 7-8. Nel complesso, così, cioè era buona, non si sentiva chissà che sapore pazzesco, quindi avrei dato un 9, ma un 7-8 perché l'idea mi è piaciuta. Tu? Adesso tu cattivissimo, 3! No, sono buono io. Per me... Concordi? Con te? Sì. Devo concordare? No, non so, che devi, che ne so. No, beh, più o meno sì, la pizza era comunque buona, poi il gusto a uno, qualcuno può piacere, qualcuno no, quindi... Insomma, più o meno sono d'accordo con Nicole. 7-8, sì. Ma sì, da provare, sì, una volta nella vita sì, da provare una volta nella vita sì, così potete farvi un'idea voi, perché è una cosa talmente strana e bizzarra che secondo me una volta nella vita vale la pena. E niente, questo è quanto, spero vi sia piaciuto questo video con il nostro super ospite Eric, che ringraziamo ancora tantissimo, e basta, insomma, noi ci vediamo, questo video voi lo vedrete venerdì, quindi noi ci vediamo lunedì con un nuovo video, buon weekend! Ciao! No, è che Gatto Max voleva comparire anche lui nel video, quindi mi sembra giusto. Ciao a tutti. Guarda che sguardo vispo. Guardate lo sguardo vispo. Dai bacini. Guardate il camera. Tanti baci. Ciao. Ciao, tanti baci.